testimoni. Ciao, benvenuti a speciale Guerre Puniche 2, Remake Change Worlds nel Mediterraneo 2050. Spero che vi sia piaciuta questa nuova sigla che fa d'apertura a questa serie di podcast destinati ad illustrare le regioni d'esistenza e detonazione delle Climate Change Worlds nel Mediterraneo 2050. Buon ascolto! Ciao, benvenuti all'ultimo episodio di Climate Change Worlds, le guerre del cambiamento climatico nel Mediterraneo 2050. In questo breve episodio parleremo rapidamente di alcune parti del testo Il teatro bizantino nelle guerre puniche 2. In descrizione a questo filmato trovate il link diretto per scaricare liberamente il testo che è in copyleft by NDNC, così come la maggioranza di tutti i miei testi. Fino adesso abbiamo parlato incrociando in modo logico la questione degli scenari e degli universi. Ora, possiamo dire che a prescindere dal che tipo di contesto, ossia universo atteso o universo pessimista, che hanno praticamente delle specifiche diverse, in quanto l'universo atteso prevede la detonazione di guerre puniche 2 per cause endemiche, oppure la detonazione di guerre puniche 2 per diversione strategica di terza guerra mondiale. Lo scenario dell'universo atteso prevede che il teatro italico e bizantino siano sotto invasione cartacinese con guerra asimmetrica e scontri urbani, risposta unitaria degli USA alla crisi mediterranea. Fattori di criticità sono che l'Europa non è defender, oppure l'Europa è defender. Nel quel caso abbiamo esplosione delle guerre puniche 2, poi scoppio della terza guerra mondiale, oppure Europa è defender, quindi esplosione della terza guerra mondiale, poi detonazione delle guerre puniche 2. Nello scenario pessimista, quindi nell'universo pessimista, abbiamo la detonazione delle cause in guerre puniche 2 per cause endemiche non abortite e con detonazione di guerre puniche 2 per diversione strategica di terza guerra mondiale. Entrambe le due fattori di guerre non sono mai state mitigate dalla UE o dagli USA, in esistenza degli United States of Europe, oppure una tardiva risposta della UE, la quale è melomata dei suoi membri attuali. I teatri italici e greci sono teste di ponte cartaginesi a forte rischio di nuclearizzazione. Fattori di criticità: teatro italico e greco sono colonie cartaginesi. Europa è defender, quindi esplosione delle guerre puniche 2, poi detonazione della terza guerra mondiale, oppure Europa è defender, esplosione della terza guerra mondiale, poi detonazione delle guerre puniche 2. Nell'analisi geostrategica sono definite le aree Yellow Buffer Zone, le Red Buffer Zone e le Green Buffer Zone. Ora, di quello che andremo a discutere rapidamente in questo episodio è il destino delle Yellow Buffer Zone, ossia zone conquistate dal flusso migratorio violento dall'onda anomala demografica. Questo perché, a prescindere dal tipo di universo in cui ci si trovi, universo atteso oppure universo pessimista, i primi luoghi di impatto saranno le Yellow Buffer Zone. Che cosa sono le Yellow Buffer Zone? Ve lo dico subito. Le Yellow Buffer Zone sono, diciamo, le zone il cui possesso nel Mediterraneo garantisce un sostanziale vantaggio tattico. I cartaginesi, in migrazione coatta per ragioni ambientali, avrebbero come obiettivo Roma. Le Yellow Buffer Zone garantirebbero ai cartaginesi punti d'appoggio migliori per coordinare una migrazione di massa.
potendo disporre di basi logistiche intermedie da cui gestire arrivi e partenze con tragitti più corti, facendogli evitare artificialmente la densità degli sciami cartaginesi. Viceversa, per gli euromani, ossia i defenders, il possesso delle yellow buffer zone sarebbe importante, in quanto tali aree garantirebbero una difesa più efficiente, rendendo il blocco navale più efficace. Basi aeree per un ombrello aereo, ricognizioni più accurate, basi logistiche per il sostegno delle unità impiegate per il blocco navale, aree di detenzione in cui stoccare i sopravvissuti e o trasportarli altrove, nonché il possesso di tale aree permetterebbe agli euromani di evitare che i cartaginesi possano pianificare una migrazione più massiva nel suolo euromano. Per definizione, le yellow buffer zone sono date da questo insieme di contesti nel Mediterraneo: l'isola di Pantelleria, Lampedusa, Linosa, Lampione, Malta, Creta, le isole del Dodecaneso, Cipro, definiscono il vasto aggregato etichettato come yellow buffer zone. Ora, allo scoppio delle guerre puniche due, per cause endemiche quanto per diversione strategica di Terza Guerra Mondiale, le prime aree d'impatto ad assorbire la mega ondata migratoria armata di cartaginesi sarebbero proprio le Yellow Buffer Zone. Nel teatro italico il problema delle Yellow Buffer Zone non è mai stato affrontato numericamente, in quanto le isole di Lampione, Linosa, Pantelleria e Lampedusa sono state considerate così piccole da essere istantaneamente assorbite dall'ondata migratoria, tale per cui le reali zone d'impatto dell'ondata cartaginese sarebbero state altre aree, Sicilia o Calabria o Sardegna. Nel teatro delle operazioni bizantine, invece, il problema delle Yellow Buffer Zone non è un problema marginale, in quanto l'isola di Malta, Creta, il Dodecaneso, l'isola di Cipro, non sono realtà insignificanti sia come popolazione, sia come ruolo strategico nel Mediterraneo, sia come superficie in chilometri quadrati. Quali sono quindi le attese? Per farla corta e breve, supponendo un'ipotesi 1 di attacchi cartaginesi con sbarchi diffusi, dai modelli si desume che basterebbero 4 giorni agli aggressor cartaginesi per svuotare l'isola di Malta, perpetrando atroci pulizie etniche. L'isola si trasformerebbe in 96 ore in un mattatoio a cielo aperto, senza alcuna possibilità di fuga per i defenders e la popolazione civile. I rinforzi dei defenders giunti sul campo di battaglia dal terzo giorno dovrebbero affrontare un'isola ormai completamente invasa e conquistata dai cartaginesi, un campo di battaglia totalmente ostile con una moltitudine di nemici sul campo impossibili da affrontare in conflitti urbani, essendoci un rapporto di forze stimato intorno a 19 aggressor contro un defender. Osservando invece il contesto dell'isola di Creta, basterebbero 5 giorni agli aggressor per svuotare appunto l'isola di Creta, perpetrando atroci pulizie etniche, l'isola si trasformerebbe in T con 0 più 96 ore in un mattatoio a cielo aperto, senza alcuna possibilità di fuga per i defenders e la popolazione civile. I rinforzi dei defenders, quindi truppe leggere, giunti sul campo di battaglia dal terzo giorno, dovrebbero affrontare un'isola ormai completamente invasa con una moltitudine di nemici impossibili da affrontare in feroci conflitti urbani, essendoci un rapporto di forze stimato intorno a 8 aggressor contro un defender. Per quanto riguarda le isole del Dodecaneso, occorrerebbero 2 giorni agli aggressor per svuotare le isole del Dodecaneso, perpetrando atroci pulizie etniche. L'isola si trasformerebbe dopo T con 0 più 24 ore in un mattatoio a cielo aperto, senza alcuna possibilità di fuga per i defenders e per la popolazione civile. I rinforzi dei defenders, giunti sul campo di battaglia dal terzo giorno, dovrebbero affrontare delle isole ormai completamente invase, una moltitudine di nemici sul campo impossibile da affrontare in feroci conflitti urbani, essendoci sul terreno un rapporto di forza stimato in 26 aggressor contro un defender.
Per quanto riguarda l'isola di Cipro, servirebbero 6 giorni agli aggressor per svuotare l'isola di Cipro. Dopo T+0 più 72 ore si sarebbero perpetrate atroci pulizie etniche per oltre il 50% della popolazione dell'isola. Nelle ore successive l'isola si trasformerebbe in un mattatoio a cielo aperto, senza alcuna possibilità di fuga per i Defenders e la popolazione civile. Rinforzi dei Defenders giunti sul campo di battaglia dal terzo giorno dovrebbero affrontare un'isola completamente conquistata con una moltitudine di nemici sul campo, impossibile da affrontare in feroci conflitti urbani, essendoci un rapporto di forze stimato a 9 aggressor contro un defender. Appoggiando invece la seconda ipotesi, con attacchi di cartaginesi con sbarchi di saturazione, ci si accorge che per svuotare l'isola di Malta occorrerebbero 4 giorni. L'isola di Malta già dal primo giorno si trasformerebbe in un mattatoio a cielo aperto, senza alcuna possibilità di fuga per i Defenders, e la popolazione civile avrebbe a subire oltre il 52% delle perdite. Per quanto riguarda invece l'isola di Creta, occorrerebbero 4 giorni agli aggressor per svuotare l'isola di Creta. L'isola già dal primo attacco si trasformerebbe in un mattatoio a cielo aperto, senza alcuna possibilità di fuga per i Defenders e la popolazione locale, che avrebbe a soffrire il 33% dei morti dal primo sbarco. Per quanto riguarda le isole del Dodecaneso, invece occorrerebbero 2 giorni all'aggressor. Le isole si trasformerebbero dopo 48 ore in un mattatoio a cielo aperto, senza alcuna possibilità di fuga per i Defenders. Ah, sì, mi sono scordato di dire che i rapporti di forza per quanto riguarda l'isola di Malta, con nell'ipotesi di sbarchi in saturazione, dopo 4 giorni il rapporto di forza sarebbe di 48 aggressor ad un defender. Nell'isola di Creta, dopo 4 giorni, si avrebbe un rapporto stimato di 22 aggressor contro un defender. Nelle isole del Dodecaneso servirebbero 2 giorni, come vi ho già detto, con un rapporto di forze dopo 48 ore pari a 64 aggressor contro un defenders. Per quanto riguarda l'isola di Cipro, invece, occorrerebbero sempre 4 giorni all'aggressor per svuotare l'isola di Cipro, perpetrando pulizie etniche. L'isola si trasformerebbe in 96 ore in un mattatoio a cielo aperto, senza alcuna possibilità di fuga per i defenders e le popolazioni locali. Il rapporto di forza finale dopo 4 giorni è stimato a 23 aggressor contro un defenders. Quello che mi interessa evidenziare in questa breve, episodio di podcasting è la parte, il resto ve lo potete andare a osservare e leggere cliccando con il link indicato in descrizione. C'è da considerare una serie di interventi proattivi che è possibile porre in essere sulle zone delle Yellow Buffer Zone. Allora, dall'analisi del teatro bizantino, delle guerre puniche 2, è emerso in modo vigoroso che le prime aree ad essere vaporizzate dall'onda demografica armata sarebbero Pantelleria, Linosa, le isole Pelagie, Malta, Creta, il Dodecaneso e Cipro. Dando per scontato che nei prossimi 20-30 anni nessuno mai nella Unione Europea, oppure negli USA, se e quando mai nasceranno, nessun politico si preoccuperà di impostare politiche di lungo periodo atte ad incentivare la migrazione delle popolazioni europee sottoposte ad altissimo rischio geostrategico, proprio nelle Yellow Buffer Zone. In questo capitolo si ragionerà di suggerimenti pratici atti a mitigare l'ostile contesto tattico che quelle zone probabilmente avranno a subire prima del 2050. Faccio notare che nei 5 anni di politica renziana di Renzi svuota Africa con i 700.000 immigrati clandestini, in 5 anni 700.000 immigrati, se fossero sbarcati a Malta, avrebbero già affondato l'isola, dato che la popolazione maltese intorno a 400.000, quindi potete vedere già da voi i rapporti di forze.
La premessa tattica è che tali aree non sarebbero difendibili, non ce ne sarebbe il tempo materiale rispetto alla repentina azione cartaginese e dalle guerre urbane ed asimmetriche che si svilupperebbero. Quindi l'obiettivo tattico è evidenziare quali comportamenti proattivi, se programmati nel tempo, potrebbero far guadagnare tempo prezioso ai defenders, permettendo loro di evacuare un più alto numero di civili, salvandoli dalle cruente pulizie etniche cartaginesi. Guerre urbane, pulizie etniche, violenti conflitti a fuoco urbani, ogni 24 ore sulle Yellow Buffer Zone pioverebbero dal mare nuovi fanti cartaginesi. Le isole si riempirebbero d'ostili come banalmente si riempie inesorabilmente un bicchiere d'acqua vuoto, troppo piccolo per ospitare un flusso d'acqua infinito. Il triste destino della popolazione europea locata in queste aree Yellow Buffer Zone ad altissimo rischio geostrategico sarebbe sintetizzabile in morte in battaglia, messo che ci siano armi sufficienti per provare a contenere gli scontri armati, morte per pulizia etnica per mano dei cartaginesi, morte per affogamento, tentativi disperati finiti in malo modo nella speranza di lasciare le isole, che diventerebbero un mattatoio a cielo aperto senza via di fuga, morte per resse e panico nella popolazione, morte per incendi appiccati dai cartaginesi, morte per mano delle forze dell'ordine locali che, per arginare situazioni sfuggite di mano, potrebbero essere indotti a sparare sulla folla, come ad esempio l'assalto agli ultimi piccoli battelli oppure agli ultimi aerei, costringendo una parte delle forze dell'ordine ad evitare la distruzione di tali mezzi di trasporto, saturi oltre ogni limite, rispetto ad una folla inferocita ed in preda al panico che stesse cercando disperatamente una via di fuga. I consigli proattivi evidenziati mirerebbero a guadagnare tempo prezioso, rallentando, ma non bloccando, la perdita delle isole nelle Yellow Buffer Zone, cercando di massimizzare l'evacuazione dei civili. Le azioni possibili possono essere circoscritte a questa serie di gruppi di interventi: pianificare il cambiamento mentale e le abitudini dei cittadini di quelle isole delle Yellow Buffer Zone, programmare la costruzione di alcune opere di difesa ed evacuazione nelle Yellow Buffer Zone, rinforzare le difese attive locali delle Yellow Buffer Zone. Le isole considerate in questo capitolo sono Malta, Creta, Cipro, in quanto sono le aree più grandi e popolate delle Yellow Buffer Zone. Tali aree sono degne di maggiore interesse rispetto alle marginali e piccole realtà di Pantelleria, Linosa, Isole Pelagie, che evaporerebbero in qualche ora all'arrivo di anche un decimo degli sciami cartaginesi attesi. Proviamo ad immaginare caso per caso cosa potrebbe accadere all'ora zero allo scoppio delle guerre puniche 2 in Malta. Data l'estrema vicinanza a Cartago, l'area di possibili sbarchi potrebbe essere a 180 gradi dell'isola, forse anche a 360. Le coste mediterranee delle due isole, anzi tre, si alternano in coste sabbiose o rocciose, oppure coste accessibili, cioè rocciose, ma non particolarmente difficili da scalare a piedi, approdando con una barca vicino alle rocce in un giorno di mare calmo, con bonaccia. Ne scaturirebbero immediatamente scontri armati e guerre urbane tra truppe cartaginesi e forze di polizia locali. I cartaginesi, per risparmiare munizioni, è probabile che perpetrerebbero le pulizie etniche impiegando armi da taglio o archi e frecce, balestre e quant'altro, usando le armi da fuoco più come minaccia che come arma diretta. Le due isole si riempirebbero di ostili come banalmente si riempie appunto un bicchiere d'acqua vuoto sotto la pressione di un flusso d'acqua infinito. Però è logico individuare una serie di luoghi in cui probabilmente si ammasserebbero le ultime forze resistenti e dove è possibile che si concentrerebbero gli ultimi flashpoint dei resistenti. Salto un po' di pagine. Dunque, la cosa più importante è che nell'isola di Creta, sì, per la posizione geografica, l'onda d'urto cartaginese invece arriverebbe probabilmente frontalmente. L'isola andrebbe a riempirsi proprio come un bicchiere d'acqua, le forze dell'ordine perderebbero gradualmente il controllo di una crescente area del territorio, finendo arroccate negli ultimi punti di resistenza.
ci sono le mappe e quant'altro. Quindi, quali suggerimenti pratici per le isole ad altissimo rischio geostrategico? Quindi, si dicevano tre tipi di interventi: pianificare il cambiamento mentale e le abitudini dei cittadini locali, ossia programmare esercitazioni di massa per delle evacuazioni via mare, valutando tempistiche ed aree e altre variabili critiche nelle operazioni simulate. Disincentivare l'uso di auto ai cittadini per sostituirla con la proprietà di natanti, ossia incentivando con finanziamenti e con detassazioni la proprietà di barche a motore o a vela da parte di tutti i residenti. Programmare sin dalle scuole dei rudimenti di navigazione, teoria e pratica a vela, onde mettere in grado le nuove generazioni di poter raggiungere in modo autonomo, via mare, il continente europeo. Programmare ed incentivare nella proprietà diffusa d'armi leggere in calibro 9 mm ai soli residenti, con corsi d'uso e poligoni di tiro pubblici gestiti ovviamente da forze militari locali. Addestrare regolarmente donne e uomini in età abile all'uso delle armi leggere da guerra e alle tattiche di controguerriglia urbana. Programmare la costruzione di alcune opere di difesa e di evacuazione. Costruire pontili in cemento molto più lunghi per proiettarsi in mare, oppure porti artificiali a mare sul nord delle isole, permettendo alle navi di attraccare a maggiore distanza dalla città. Potenziare e favorire in prospettiva l'impiego dei porti a nord rispetto agli altri geostrategicamente più esposti a sud delle isole. Programmare nel tempo la dislocazione di un certo numero di generatori elettrici d'emergenza, pianificare aree di soccorso ed evacuazione. Programmare la costruzione di qualche piccolo bunker, dislocandolo in zone tattiche essenziali delle isole. Questi sparuti caposaldi potrebbero rivelarsi in futuro dei preziosi aiuti tattici. Rinforzare le difese attive locali. Indubbiamente un plotone oppure una brigata di main battle tank oppure infantry fire vehicle, a seconda diciamo dell'isola di cui stiamo parlando, farebbero comodo in prospettiva. Utile sarebbe che tutti questi mezzi pesanti avessero corazze attive e preziose rastrelliere esterne in acciaio anti-RPG-7. Indubbiamente in prospettiva la presenza di un paio di elicotteri da battaglia, equipaggiati per missioni COIN, potrebbero essere utili, quindi programmare il dispiegamento di un piccolo contingente di tali forze potrebbe essere un'ottima azione proattiva. Programmare infine per le autorità di sicurezza dell'isola un largo uso di giubbotti antiproiettili corazzati contro il 7,65x39, ossia la munizione dell'AK-47, nonché usare scudi antiproiettili e armi leggere da guerra, fucili automatici in 5,56 NATO, piuttosto che le armi leggere automatiche in 9 mm o submachine guns in 9 mm che sono molto meno efficaci.